Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la seconda parte della trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Bene, allora tanto vi ricordo sempre il rito che terremo sabato 25 marzo presso il Bosco Sacro di Jesolo in via Cagamba, settima traversa. E gli arrivi sono, le persone devono arrivare entro le ore 17 perché altrimenti non troveranno nessuno ad attendere il loro arrivo. Naturalmente questo vale per le persone nuove, vale invece meno, diciamo così, per le persone che già sono venute, perché sanno comunque arrivare al posto del rito da sole, insomma, senza problemi. Un'altra cosetta, questa sera c'è l'incontro del MUT presso il bar in Bolk di Montegrotto Terme e si ritroveranno Vic e Pagani, insomma, della zona veneta. Detto questo, niente, io riprendo il discorso che abbiamo lasciato oggi, no? Relativo a quelle che sono le trasformazioni dell'individuo. E già vi ho accennato, finendo la prima parte della trasmissione, parlando di meditazione, no? E vi ho parlato dei vari tipi di meditazione che esiste all'interno della stregoneria. Bene, le ultime, diciamo così, già da qualche anno venivano fuori informazioni sull'efficienza della meditazione, cioè sull'efficacia della meditazione. E l'efficacia della meditazione aveva già stroncato alcune operazioni che i cattolici stavano facendo nei confronti della New Age, nei confronti di meditazione trascendentale e di altre forme, diciamo così, religiose o pseudo-religiose che si stavano muovendo sul territorio. E in questo momento ci sono anche delle forme di cattolici che cercano anche di appropriarsi della meditazione in funzione dei propri scopi. Ho letto alcune cosette in giro che mi hanno fatto un po' rabbrividire, diciamo, per le oscenità che dicevano. Gli studi sulla meditazione che sono andati avanti per un certo tempo, dando fuori tutta una serie di informazioni in relazione alle scoperte progressive che venivano fatte, e alla fine ne è uscito fuori questo articolo che vi leggo, che è dalla Repubblica del 29 gennaio 2006. Nell'articolo ci sono alcune cosette sopra, cioè alcuni quadri in cui parla, dice, gli scopi: rallentare il flusso dei pensieri e controllarli in modo da incanalare e concentrare l'attività cerebrale. Non è mai stato questo lo scopo della meditazione, nessuno l'abbia mai praticato. Piuttosto il fine della meditazione, che nel buddismo il fine è l'illuminazione, traducibile come sviluppo mentale, e comunque ne parleremo di illuminazione, illuminati, quando tratteremo alla fine di questo articolo. In Occidente, dice il terzo di questo riquadro, nel cristianesimo è una forma di preghiera interiore, si fa di mattina presto, prima di ogni altra attività. Vedremo come la preghiera non è una forma di meditazione, ma la preghiera è una forma di autoannientamento dell'individuo. In realtà nella meditazione una cosa è fondamentale, è il blocco del flusso delle parole nella testa. Quando si parla della meditazione fatta da loro, mentre invece nella meditazione pagana, siccome ci sono quattro forme diverse, la meditazione è il rallentamento delle parole finalizzate però alla descrizione di un oggetto estratto da un insieme. Quando invece si tratta di una forma di preghiera interiore, non si parla più di meditazione, perché il flusso delle parole continua, e vedremo nell'interno dell'articolo. Dice il quarto riquadro, New Age, capacità mentale che favorisce un percorso interiore, strumento per la piena conoscenza di se stessi. E queste sono le affermazioni, diciamo così, della New Age. Vediamo un po' però. Esercizio utile anche contro lo stress. Le onde gamma fanno invecchiare meglio e riducono il rischio di malattie. Meditare rafforza il cervello. Ecco i segreti della mente. Allora vediamoci un attimino questo articolo, cosa ho trovato. Meditare fa bene al cervello e aumenta le capacità intellettive, che sono tante
Sono tante le definizioni di meditazione, perché diverse sono le meditazioni, ma una cosa che le accomuna c'è, ed è arrivata dalla ricerca scientifica, l'ha scoperta un gruppo di ricercatori del Harvard Medical School di Yale nel Massachusetts Institute of Technology. La gente che medita vede crescere il proprio cervello, un fenomeno che non succede a chi non medita. Torno a ripetere, la gente che medita vede crescere il proprio cervello, un fenomeno che non succede a chi non medita. Ma c'è di più. Scannerizzando il cervello, i ricercatori hanno osservato che le parti che aumentano in spessore sono quelle addette all'attenzione e ai processi sensoriali che arrivano dall'esterno. All'interno della materia grigia, poi, lo spessore aumenta maggiormente nelle persone adulte, rispetto a quelle più giovani. Questo è davvero interessante, sostengono i ricercatori, perché di solito questa sezione del cervello umano normalmente rimpicciolisce con l'età. In altre parole, come se nelle persone anziane la meditazione fosse in grado di far tornare attive quelle parti del cervello che lo sono soprattutto in tenera età, spiega Sara Lazar, responsabile della ricerca. I nostri dati portano a sostenere che la pratica della meditazione conferisce non solo l'aumento della materia grigia, ma anche elasticità alla corteccia cerebrale degli adulti in aree importanti per l'apprendimento, i processi emotivi e io per star bene. Secondo i ricercatori, questa scoperta si conforma ad altre ricerche che avrebbero dimostrato che la meditazione inspessisce le aree del cervello di chi pratica musica, di chi impara lingue. Dunque, secondo i ricercatori, questa scoperta si conforma ad altre ricerche che avrebbero dimostrato che la meditazione inspessisce le aree del cervello di chi impara musica e di chi impara molte lingue. Ma come si è giunta a questa conclusione? I ricercatori hanno scannerizzato il cervello di 20 persone, alcune delle quali facevano meditazione da vari decenni, altre da un solo anno, e lo hanno confrontato con 15 che non avevano mai praticata per misurare il livello di meditazione che i partecipanti erano in grado di raggiungere. Veniva chiesto loro durante la scannerizzazione del cervello di provare a meditare solo su ciò che gli capitava attorno ad essi durante le analisi, senza utilizzare particolari metodi di mantra, ossia senza usare quei suoni che emessi secondo una meditazione buddista sono in grado di liberare la mente dai pensieri, spiega Lazar. Se i partecipanti all'esperimento sentivano un rumore, essi dovevano ascoltarlo piuttosto che pensare ad esso. Ascoltare e non pensare ad esso. Se non succedeva nulla, dovevano porre l'attenzione al loro respiro. In altre parole, essi non dovevano elaborare pensieri. Pertanto, da tutta questa ricerca ne è chiaramente fuori il cristianesimo, perché comunque la preghiera interiore è un flusso di pensieri, cioè di parole parlate. Questa fase di studio durava circa 40 minuti, durante i quali la profondità della meditazione veniva misurata attraverso il rallentamento del respiro. Alle persone invece che non praticavano meditazione veniva chiesto di abbandonarsi ai loro pensieri come facevano quando si rilassavano. Usando questa base comune, la ricerca ha concluso che l'aumento della materia grigia per chi fa meditazione va dagli 8 ai 16 millesimi di centimetro. Praticamente siamo circa 8 millesimi di centimetro, 0,8 su un centimetro, e che vuol dire 8 su un millimetro, dall'8 al 16% in pratica. In rapporto a quanto tempo trascorre durante la sua vita, in rapporto alla persona a quanto trascorre la sua vita a meditare. Questo dimostra che l'aumento della materia grigia non dipende unicamente dalla meditazione in sé, ma anche da quanto tempo si trascorre in meditazione e quanto è profonda. Ha sottolineato Lazar. Questi risultati, tuttavia, sono solo il punto di partenza della ricerca, perché
Perché in chi medita il cervello aumenta di volume? La meditazione produce una maggiore connessione fra le cellule, un maggior flusso di sangue al cervello? Il comportamento delle persone cambia? E soprattutto con la meditazione si può rallentare l'invecchiamento? Queste sono alcune delle domande a cui dovremmo dare risposta, ma per questo sono necessari molti, molti esperimenti. Bene, il problema sull'uso della meditazione poi viene posto anche dalla dottoressa D'Onofrio, Onofri, Orofino, scusate, professoressa Orofino, che commenta un attimino queste tecniche. Che cosa fa la persona che medita? Segue un imperativo che poi è anche della nostra cultura, dai tempi di Socrate, conosci te stesso. Il primo stadio è dunque l'introspezione, l'attenzione al proprio flusso mentale. La nostra mente può essere concepita come un bicchiere d'acqua sporca. Ci sono immagini, pensieri, ricordi, tutto questo in un magma confuso. Meditare e lasciar sedimentare questa confusione, arrivare all'acqua limpida, alla condizione più pura e autentica dell'uomo. Queste sono opinioni da professoressa Rofino. Per fare questo ci sono diverse tecniche, sì. C'è la visualizzazione, la concentrazione su un oggetto, il controllo della respirazione, secondo il principio che respiro e mente sono collegati. C'è la meditazione camminata, concentrarsi sul passo, sul qui e ora. Il punto comune di questi diversi metodi? Arrivare a un tipo di concentrazione diversa da quella abituale. La meditazione in Oriente nasce in ambito religioso, in Occidente si può fare un po' ovunque, fioriscono corsi anche in palestra, è giusto? Dipende. In Oriente dice che chi insegna, si dice che chi insegna meditazione deve avere una conoscenza profonda della mente, in Occidente non è detto che non si possa acquisire. Come si fa a riconoscere un insegnamento valido da una moda? Non bisogna lasciarsi affascinare dalle apparenze, non bisogna sradicarsi dal proprio ambiente e dalla propria cultura. E questi sono gli effetti delle questioni relative alla meditazione. In pratica, cosa succede con la meditazione? Con la meditazione non si fa altro che bloccare la ragione, si blocca il flusso delle parole. Si può mettere ordine nella propria ragione rallentando il flusso delle parole e pensando ad un oggetto. Oppure si può bloccare il flusso delle parole e concentrare l'attenzione, concentrare i sensi su un oggetto esterno, sfocarlo per quanto riguarda gli occhi e vedere la non cosa. E questo porta l'attenzione fuori di noi. Oppure si può portare l'attenzione dentro di noi. Ascoltando, questo qui parlo del respiro, ma in realtà si possono ascoltare le correnti vegetative, quelle vibrazioni che ci attraversano tutto il corpo come se fossero dei formicolì, e si può fermare l'attenzione sui vari punti che sono i chakra, diciamo così, vengono usati, ma si può usarla praticamente per ascoltare ogni nostro organo. E questa attenzione, portare l'attenzione dentro di noi, che poi significa portarla anche nella parte antica del cervello, significa portarla dentro il cuore, significa portarla nello stomaco, non fa altro che risvegliare tutti i cervelli che noi abbiamo dentro di noi. Perché ricordiamoci che noi siamo una colonia di esseri che sono amalgamati per fare io sono. Cioè, ognuno di noi è sì un soggetto per se stesso, ma come è un soggetto per se stesso formato da una colonia di soggetti che sono se stessi, cioè ogni sua cellula, ogni batterio, ogni virus che lo compone, che lo fa funzionare, in realtà è un se stesso. Per cui noi siamo sì noi stessi, ma in realtà siamo una colonia che ci porta ad essere noi stessi. Pertanto questa colonia è formata da soggetti intelligenti, soggetti che mettono in atto delle loro strategie di esistenza e che comunque ciò che è noi stessi mandano dei segnali affinché noi possiamo funzionare meglio anche in funzione di loro. Cioè c'è questo reciproco scambio continuo fra noi. E con questo
Io ho concluso per farvi capire, per tentare di farvi capire quanti strumenti abbiamo dentro di noi, quante cose la scienza, diciamo così, ha scoperto che già la stregoneria sapeva, che già la stregoneria praticava. Pertanto, rendetevi conto quanto sia importante riuscire a cambiare le modalità di guardare la vita, cessare di pensare di essere create ad immagine e somiglianza di un Dio pazzo, cretino e deficiente, che vi vuole in ginocchio, che vi vuole costringere a pregare e iniziare quel cammino virtuoso per prendersi nelle proprie mani la responsabilità della nostra esistenza e con questo dilatare, far uscire, far scoppiare il Dio che sta dentro di noi e per nel farlo usare tutti gli strumenti che ci sono a disposizione. Ciò che è da dire su tutto quello che abbiamo detto finora è una precisazione ed è il tornare all'inizio, cioè tornare dal punto dove eravamo partiti. Noi siamo dei soggetti che germinano, che nascono, che si sviluppano, che si trasformano all'interno della natura. La natura per noi, per esseri umani, per ogni essere della natura, è il vero campo di scontro, è il vero terreno in cui Ares costruisce le sue gesta. Ebbene, tutti questi strumenti che noi abbiamo detto, tutte queste potenzialità, tutte queste finalità per le quali noi costruiamo noi stessi, in realtà hanno una sola espressione, cioè il buddista può meditare all'infinito, ma la sua meditazione è fine a se stessa. Può darsi che poi cortocircuiti su se stesso e si trasformi in allucinazioni, in allucinosi, ma la meditazione è fine a se stessa. Il cervello che abbiamo nello stomaco è fine a se stesso. Le nostre capacità emozionali sono fine a se stesse, a meno che noi non le esercitiamo nel grande campo che è la vita. E nella vita noi dobbiamo vivere per sfida. Siamo nati per sfida. Dobbiamo vivere sfidando, guardando, analizzando, affrontando quelli che sono i problemi della vita, anche quando spesso tendono a travolgersi, e moriremo per sfida. Perché quando moriremo sarà il nostro ultimo combattimento e sarà la morte del corpo fisico e la nascita del corpo luminoso. E allora, giunti che siamo a questo punto, cominciamo a capire cosa significa per la stregoneria quando si parla di illuminati e quando si parla di illuminazioni. Pigliate tutto quello che sapete dal punto di vista buddista, dal punto di vista delle religioni orientali e buttatelo nel cestino. E io vi leggo questo pezzo, Illuminazione e Illuminati, che è stato caricato in internet. Vi ricordo che in internet trovate tutto. Essenzialmente io sto caricando all'interno del sito www.federazionepagana.it. Ripeto, www. Federazionepagana.it. Nella prima pagina del sito c'è il link novità del sito e se voi cliccate sopra vi danno tutte le ultime pagine che sto caricando. Ultimamente ne ho caricate parecchio. Innanzitutto sono andato avanti con l'analisi di quel pazzo che è Paolo di Tarso. E ne ho caricato parecchie pagine e le potete trovare, ripeto, www.federazionepagana.it. Cliccando su novità arrivate direttamente alle pagine ultime caricate. Altrimenti cliccate su pensiero e poi girate insomma all'interno del sito. Il sito è abbastanza semplice, soltanto che e a link che si riportano. In pratica, ogni volta che voi cliccate su un link, vi riporta degli indici e andate avanti. Sarebbe praticamente una margherita, il sito è fatto a margherita, che si,
oppure a tela di ragno, se volete, nel senso che ha un centro, l'home page, la pagina iniziale, e poi si dirama nei vari argomenti. Lo trovate subito e in ogni caso, torno a ripetere, c'è questa pagina di novità. Inoltre, sempre nella prima pagina www.federazionepagana.it c'è un piccolo motore di ricerca all'interno del sito. Voi scrivete le parole che vi interessano, per esempio questa illuminazione e illuminati, e quel motore di ricerca vi dice dov'è la pagina e dove la trovate. Allora, illuminazione e illuminati. Questo pezzo qua parte da un discorso che ho fatto in trasmissione un paio di sere fa, un paio di giovedì fa. E dice: ieri in trasmissione radio, per tentativo forse non ben riuscito, di spiegare il significato e il meccanismo dell'emozione, ho parlato anche del meccanismo attraverso il quale si produce quella che viene definita illuminazione. Si tratta di un processo di apertura emotivo dell'individuo al mondo che avviene mediante scoppi intuitivi o scoppi di energia emotiva, che può manifestarsi o come una sequenza continua di salti e una progressione a scala, come la salita di una scala in cui gli scoppi emotivi sono i gradini, oppure come un grande scoppio, una grande illuminazione che di solito ha lo svantaggio di coinvolgere l'individuo in maniera talmente grande, la sua struttura emotiva, da farlo prigioniero. Essere prigionieri di una visione è un modo per morire, è come essere prigionieri della ragione. Per illustrare il concetto, ho usato un dizionario di psicologia, la Gazzantina, curata da Umberto Galimberti, dal quale riporto prendendo dalla voce emozioni. A. La prima fase corrisponde alla percezione di una situazione o alla sua evocazione che genera una destabilizzazione a tutti i livelli di organizzazione, dove è possibile stabilire un rapporto di proporzionalità fra stimolo e risposta. Questa fase può essere istantanea o differita. In questo secondo caso la reazione è più forte e dura più a lungo, l'esempio dell'illuminazione a scala. In ogni caso non c'è percezione che non sia accompagnata da totalità emotiva, cioè ogni percezione che coinvolge la totalità dell'emotività della persona. B. La seconda fase è caratterizzata da un atto di tensione, connotato da privazione, cioè in pratica la persona viene coinvolta da una tensione che è caratterizzata dalla privazione degli abituali schemi di organizzazione a cui il soggetto solitamente ricorre. In pratica, quello che noi facciamo solitamente in questo stato emotivo non esiste più. È potenzialità per una nuova attualizzazione del campo di possibilità. Quanto più ampio è lo scarto fra privazione del mio precedente e potenzialità di andare verso il nuovo, tanto più duraturi e destrutturati finiscono con l'essere gli effetti dell'emozione. Terza fase. La terza fase è caratterizzata dall'entrata in gioco dei meccanismi omeostatici, che ristrutturano schemi di risposta organizzate producendo distensione, che non è un ritorno allo stato precedente della tensione, ma un guadagno psichico-emotivo, emozionale, concettuale, di idee, eccetera, organizzativo, ottenuto dalla potenzialità liberata dalla destrutturazione. In pratica, per avere l'illuminazione, si subisce una forte emozione dovuta a un fenomeno che noi incontriamo, che destabilizza, destruttura le nostre idee, i nostri schemi fissi che avevamo nella testa, e da questa destrutturazione praticamente abbiamo un guadagno, perché quando tutto si ricompone non torniamo più allo stato precedente della tensione, ma abbiamo un guadagno organizzativo, cioè un cambiamento ottenuto dalla potenzialità liberata dalla nostra destrutturazione psichica. Questo è il dizionario. Si tratta del meccanismo attraverso il quale si impone ai bambini la manipolazione mentale ed è lo stesso schema che deve essere messo in atto dall'individuo adulto per liberare le proprie potenzialità, liberarsi dalle costrizioni emotive educazionalmente imposte, dando una direzione alla manifestazione di se stessi, del proprio pensiero, del proprio modo di rappresentarsi nel mondo.
all'accumulo di tensioni attraverso la percezione dei fenomeni ricevuti dal mondo, a forza di risposte finalizzate all'adattamento soggettivo, dalla quantità di adattamenti emerge, esplodendo, una nuova qualità soggettiva attraverso la quale percepire e relazionarsi col mondo. Quell'esplosione emotiva soggettiva, capace di cambiare la prospettiva con la quale il soggetto si relaziona col mondo, è uno scoppio intuitivo, un'illuminazione. Si chiama illuminazione ogni scoppio emotivo che, destrutturando il percepito dell'individuo, ne allarga gli orizzonti, liberando parte delle sue potenzialità. L'illuminato non è colui che giunge ad una verità, ma è colui che percorre un sentiero di rimozione dei propri ostacoli psicoemotivi e nel farlo aumenta e dilata la propria capacità di percepire e interagire col mondo nel quale vive. L'illuminato è colui che entra in armonia con le emozioni del mondo. Tanto maggiore è l'illuminazione e tanto più un soggetto riesce a superare le barriere culturali, di specie e di regno della natura, percependo le emozioni più diverse che dal mondo giungono a lui. Sarà tanto più disciplinato quanto più sarà in grado di discriminare fra quelle emozioni e riversare nella società in cui vive quanto può servire per rimuovere gli ostacoli dell'esistenza complessiva. Tenetelo presente questo meccanismo, perché è il meccanismo della vita. Ogni volta che voi vivrete e sceglierete una serie di tensioni, si accumuleranno dentro di voi. Se queste tensioni non saranno capaci di uccidervi, vi porteranno a stadi successivi di illuminazione mediante la destrutturazione di quanto pensavate del mondo e ristrutturando una nuova visione del mondo. L'illuminazione non può mai essere disgiunta dall'autodisciplina, perché ricordate, i manicomi sono pieni, in maniera figurata, di illuminati che non hanno mai avuto autodisciplina per gestire la loro illuminazione. L'illuminazione è un effetto soggettivo. Gli scoppi intuitivi che si manifestano nell'individuo fanno parte del suo personale patrimonio. Quegli scoppi intuitivi non sono dimostrabili come oggetto in sé. Pertanto nessuno potrà mai dire se un individuo è un illuminato o meno. Nessun individuo può essere elevato a modello dell'illuminato, un modello da imitare. Non esiste ciò che è illuminato distinto da ciò che non è illuminato. Esiste una continua modificazione di se stessi, mediante la produzione attraverso la propria volontà e l'esposizione delle proprie emozioni nella vita quotidiana, di sequenze di scoppi intuitivi nella direzione imposta dalle predilezioni di un individuo. Spesso chi è illuminato in una direzione è stupido in molti altri campi del sapere e del divenire umano. Esistono degli sciocchi che immaginano degli illuminati, degli individui illuminati in maniera assoluta, sapienti e divenuti in uno stadio oltre il quale non è più possibile divenire. Ma questo è frutto delle loro fantasie. Come possiamo misurare gli individui? Possiamo misurarli nella loro quotidianità, in quanto manifestano attraverso la nostra illuminazione. Possiamo misurare le persone solo nella misura in cui noi siamo disposti ad esporci, a farci misurare a nostra volta. In caso contrario, i giudizi sono esternati da persone vuote. Le persone vuote hanno paura di chi vive esponendo le proprie emozioni, le proprie passioni, i propri bisogni e i propri desideri. Le persone vuote vivono di paure e di timori. Con le paure e i timori nascondono le loro emozioni, che dentro di loro si sono trasformate in tensioni fobiche e produttrici di ansie alle quali non sanno far fronte. Gli illuminati creano loro paura, li mettono davanti al baratro del loro vuoto. E la malattia della depressione, così diffusa nell'epoca attuale, è imposta mediante la manipolazione mentale voluta dalle religioni rivelate.
Eppure solo gli illuminati possono assumersi la responsabilità di introdurre nella società civile quelle tensioni che possono generare un cambiamento, sollecitando le persone ad affrontare la loro esistenza con più passione e con più voluttà, anziché spegnersi nel grigiore della loro paura. Perché non è solo lo spegnersi di loro stessi. Come Novelli e Sansoni proclamano: «Muoia Sansone con tutti i filistei», così distruggono se stessi, assicurando la distruzione del futuro della società nella quale vivono. Il meccanismo dell'illuminazione è il meccanismo alla base della vita. Tutta la storia della diversificazione delle specie è avvenuta per scopi intuitivi di singoli soggetti, delle specie capaci di trasferire questi scopi intuitivi all'intera specie o nella formazione di nuove specie. Scrive il quotidiano La Repubblica del 3 marzo 2006 in un articolo dal titolo «Il nuovo albero della vita a 191 specie, studiati i geni in comuni, dai batteri alle piante, dagli animali all'uomo», a firma di Elena Dusi. L'ultima versione dell'albero della vita, più aggiornato che mai sia stato creato, appare oggi su Scienze. Si basa sul sequenziamento del DNA di 191 esseri viventi, dagli archeobatteri ai mammiferi, e per crearlo il computer ha passato 2 mesi elaborando dati. L'uomo non si vede quasi, bisogna cercarlo, tanto è schiacciato fra gli altri animali, con Mus masculus e Pan troglodytes come vicini, topo e scimmia, credo che sia, o scimpanzé. Siamo una specie fra le tante e in questo momento siamo anche fra i più lenti ad evolverci, spiega Francesca Ciccarelli, ricercatrice dell'Istituto Europeo di Oncologia di Milano e dell'European Molecular Biology Laboratory di Heidelberg, una delle autrici del nuovo albero della vita. A evolvere più rapidamente sono gli organismi col DNA più piccolo e i batteri patogeni, che devono adattarsi in fretta alle condizioni ambientali per non scomparire. I naturalisti, all'epoca di Darwin, osservavano i viventi ad occhio nudo, al massimo con l'aiuto di un microscopio. La classificazione si basava sulla morfologia e il trait d'union fra antropodi e crostacei partiva da una somiglianza delle forme e niente più. Il nuovo albero della vita, che a prima vista può sembrare una margherita dei mille petali, sfrutta i progressi della biologia molecolare. Abbiamo riunito, spiega Ciccarelli, i genomi di quasi tutti gli organismi sequenziati finora, ottenendo un paniere di 191 specie viventi. Mettere l'uno accanto all'altro così tanti genomi avrebbe mandato in tilt anche il più potente dei computer. Solo il DNA dell'uomo messo per iscritto occuperebbe 200 elenchi del telefono. Così abbiamo scelto 31 geni comuni a tutti gli organismi e su di essi abbiamo portato avanti il confronto. Abbiamo scelto 31 geni comuni a tutti gli organismi e su di essi abbiamo portato avanti il confronto. Voi pensate che per 2000 anni hanno raccontato a barzelletta che l'uomo ha creato di immagine e somiglianza del Dio padrone. E allora tutti gli organismi della vita sono di immagine e somiglianza del Dio padrone, no? Allora tutti hanno l'anima. È l'effetto dell'illuminazione che travolge la struttura emozionale di un soggetto nella relazione fra i fenomeni del mondo in cui vive e la sua capacità di percepire ed elaborare quei fenomeni. In quella capacità di elaborazione il soggetto mette la sua volontà, i suoi intenti, quale manifestazione dei suoi bisogni e la sua strategia di esistenza, cioè la sua intelligenza. Che l'effetto dell'illuminazione produca delle modificazioni nella struttura del soggetto al fine di adattarsi al mondo o produca una modificazione della sua strategia operativa all'interno del mondo è assolutamente irrilevante. Ciò che viene a modificarsi è l'interazione fra l'individuo e il mondo in cui vive. Quando il soggetto riesce a trasferire la modificazione all'interno della sua specie in una condizione economicamente vantaggiosa per i suoi processi di adattamento soggettivo alle variabili oggettive,
la sua evoluzione, la sua promozione nel mondo, significa che tale soggetto ha trasferito la qualità della sua illuminazione in elemento quantitativo sul quale viene ad edificarsi lo sviluppo qualitativo della specie cui appartiene. No, la qualità della sua illuminazione in elemento quantitativo sul quale viene a edificarsi lo sviluppo quantitativo della specie a cui appartiene. L'illuminazione come metodo di manifestazione della vita dal microcosmo della quotidianità di ogni singolo soggetto al macrocosmo della natura nel suo insieme e nella sua complessità. Ed è in questo contesto che assume una nuova luce quel frammento degli oracoli caldaici che dice: c'è un intuibile che devi cogliere con il fiore dell'intuire, perché se inclini verso di esso il tuo intuire e lo concepisci come se intuissi qualcosa di determinato, non lo coglierai. È il potere di una forza irradiante che abbaglia per fendenti intuitivi. Non si deve cogliere con veemenza quell'intuibile, ma con la fiamma sottile di un sottile intuire, che tutto sottopone a misura, fuorché quell'intuibile, e non devi intuirlo con intensità, ma recando il puro sguardo della tua anima distolto, tendere verso l'intuibile per intenderlo, un vuoto intuire che al di fuori dell'intuire esso dimora. Che va inteso in questo modo: c'è un sentire che devi cogliere con il fiore del tuo sentire, perché se inclini verso di esso il tuo descrivere e lo concepissi come se descrivessi qualche cosa di determinato, non lo sentirai. È il potere di una forza irradiante che abbaglia per fendenti sensibili, che non si deve coglierlo con veemenza quel sentire, ma con la fiamma sottile di un sottile sentire, che tutto sottopone a misura, fuorché quel sentire. E non devi sentirlo con intensità, ma recando il puro sguardo della tua anima distolto, tendere verso quel sentire per intenderlo, un sentire vuoto che al di fuori della descrizione della ragione esso dimora. Questa è l'illuminazione e questi sono gli illuminati. Questa è la vita. Si tratta di una questione relativa al mito antico che dovrebbe capire anche James Hillman. L'illuminazione è la manifestazione di Ares, Marte, nei figli dell'essere natura, delle tre regole che Era e Zeus hanno messo a fondamento della vita degli esseri della natura. Due riguardano il divenire e la trasformazione fisica, Ilice ed Ebe, e uno riguarda la trasformazione degli individui e la diversificazione delle specie, Ares, Marte. Quando si ha la sensazione di essere parte di un tutto o partecipi a un grande progetto di vita e di un destino, non proiettiamo noi stessi nell'etere infinito, ma volgiamo lo sguardo al mondo che ci circonda. Là è il divenuto della nostra esistenza e là, illuminazione dopo illuminazione, costruiamo il nostro cammino nell'infinito delle trasformazioni. Marghera, 3 marzo 2006. Questo pezzo naturalmente lo trovate in internet nel sito www.federazionepagana.it ed è stato fatto subito dopo una trasmissione radiofonica qui a Radio Gamma. Bene, allora, io ho finito tutta la faticaccia che mi ero riproposto di fare nel tempo in cui mancava Francesco in radio. Ho sfruttato un paio di giovedì sera che c'era anche Francesco e l'ho anche finita. E abbiamo trasportato l'essere umano dal grembo materno fino alla sua morte. E adesso, visto che sto per finire la trasmissione, ho una quindicina di minuti, mi dedicherò a un po' di poesia e vi leggo l'introduzione alla Teogonia di Esiodo. E se volete prendervi un bel libro da leggere, corto, breve, che costa anche poco, questo sono 6,71 euro, non so di quando è però. Esiodo sta per scrivere la Teogonia e viene ispirato dalle muse.
Cominciamo il canto dalle muse Liconie, che di Elicone possiedono il monte grande e divino, e intorno alla fonte scura cui teneri piedi danzano, e all'altare del forte figlio di Crono, e bagnate le delicate membra nel Parmesso e nell'Ippocrene e nell'Olmeio divino, sul più alto dell'Elicone intrecciavano danze belle e soavi e si muovevano coi piedi veloce. Di lì levatesi, nascoste da molta nebbia, notturne andavano levando la loro bella voce, celebrando l'Egiogo, Zeus e Era signora, argiva dagli aurei calzari, e la figlia dell'Egiogo Zeus, la Glaucopide Atena, e Febo Apollo, e Artemide Settatrice, e Poseidone, signore della terra e scuotitore del suolo, e Temi Veneranda, e Afrodite Begli Occhi, e Ebe dall'aurea corona, e la bella Dione, e Leto, e Giapeto, e Crono dei torti pensieri, e Aurora, e Sole Grande, Luna Splendente, Gaia, e il grande oceano, e la nera notte, e degli altri mortali sempre viventi la sacra stirpe. Esse, una volta Esiodo, insegnarono un canto bello, mentre pasceva gli armenti sotto il divino Elicone. Questo discorso per primo a me rivolsero le dee, le muse d'Olimpo, figlie dell'Egiogo Zeus. O pastori, qui la campagna è casa, ma la genia solo ventre. Noi sappiamo dire molte menzogne simili al vero, ma sappiamo anche, quando vogliamo, il vero cantare. Così dissero le figlie del grande Zeus, abili nel parlare, e come scettro mi diedero un ramo dall'oro fiorito. Dopo averlo staccato meraviglioso, mi ispirarono il canto divino perché cantassi ciò che sarà e ciò che è, e mi ordinarono di cantare la stirpe dei beati sempre viventi. Ma esse per prime e alla fine sempre. Ma che tali discorsi sulla quercia e la roccia, orsù, dalle muse iniziamo, che a Zeus padre inneggiando col canto rallegrano la mente grande in Olimpo, dicendo ciò che è, ciò che sarà, ciò che fu. Con voce concorde, instancabile corre la voce dalle loro bocche dolce. Ride la casa del padre Zeus tonante, delle dee alla voce delicata che si diffonde e risuona la cima dell'Olimpo nevoso e la dimora degli dei. Esse la divina voce levando degli dei la veneranda stirpe per prima celebrano col canto fin dall'inizio quelli che Gaia e Urano ampio generarono e quegli dei che da loro nacquero dispensatori di beni e dopo come secondo Zeus, degli dei padre e degli uomini, che le dee celebrano cominciando e terminando il canto, quanto egli sia il migliore degli dei e per la forza il più grande. Poi degli umani la stirpe e dei possenti giganti cantando rallegrano in Olimpo la mente di Zeus, le muse olimpie, figlie di Zeus e Giogo. Le partorì nella Pieira, unitasi al padre Cronide Mnemosine, dei clivi Deutere Regina, che fossero oblio dei mali e tregua alle cure. Per 9 notti ad essa si unì il prudente Zeus, lungi dagli immortali, il sacro letto ascendendo, ma quando fu un anno e si rivolsero le stagioni, al decretar dei mesi e molti giorni furono compiuti, allora lei partorì 9 fanciulle di uguale sentire, a cui il canto è caro nel petto, e intatto da cura hanno il cuore, poco lontano dalla più alta vetta dell'Olimpo nevoso, e là sono i loro splendidi cori e la bella dimora, vicino a loro stanno le grazie e desiderio nelle feste. E loro dalla bocca l'amabile voce levando, cantano le leggi e i saggi costumi degli immortali, celebrano l'amabile voce levando. Esse allora andarono all'Olimpo fiere della bella voce, con l'immortale canto e attorno risuonava la terra nera ai loro inni e amabile sotto i loro piedi un suono si alzava dall'incedere verso il padre che regna in cielo, lui signore del tuono e della folgore fiammeggiante che con la forza vinse il padre Crono e bene ogni cosa fra gli immortali diviso ugualmente e distribuì gli onori. Ciò dunque le muse cantavano che abitavano le olimpie dimore,
le nove figlie del grande Zeus Cenerate, Clio, Euterpe, Etalia, e Melpomene, e Tersicore, e Erato, e Polimnia, Urania, e Calliope, che è la più illustre di tutte, e se infatti i re venerati accompagna quello che onorano le figlie di Zeus Grande. E quando nasce lo guardano, fra i re nutriti da Zeus, a lui sulla lingua versano dolce rugiada, e dalla sua bocca scorrono dolci parole. Le genti tutte guardano a lui, che la giustizia amministra con retti giudizi, mentre lui parla sicuro, subito, anche una grande contesa placa sapientemente, perché è per questo che i re sono saggi, perché alle genti offese nell'assemblea danno riparazione. Facilmente, con le dolci parole placandole, quando giunge all'assemblea come un dio lo rispettano, con dolce reverenza, ed egli splende fra i convenuti. Tale delle muse è il sacro dono per gli uomini, dalle muse infatti e da Apollo lungi saettante, sono gli aedi sulla terra i citaristi, da Zeus i re, beato colui che le muse amano, dolce dalla sua bocca scorre la voce, se c'è qualcuno che per gli affanni nel petto recente di lutto dissecca nel dolore il suo cuore, se un aedo delle muse ministro le glorie, degli uomini antichi celebra e gli dei beati signore d'Olimpo, subito egli scorda i dolori, nei lutti rammenta, perché presto lo distolgono i doni delle dee. Salve, figlie di Zeus, datemi l'amabile canto, celebrate la stirpe degli immortali e sempre viventi, che da Gaia nacquero e da Urano stellato, da notte scura, e quelli che nutrì il salso mare. Dite, come prima gli dei e la terra nacquero, e i fiumi e il mare infinito, il gonfiore furente, gli astri splendenti e il cielo ampio di sopra, e quelli che da loro nacquero, gli dei dispensatori di beni, e come i beni si divisero e gli onori si spartirono, e come da prima ebbero Olimpo ricco di balzi. Questo cantate, mio muse, che abitate le Olimpie dimore fin dal principio, e ditemi, quale per primo nacque di loro? Dunque per primo fu Caos. E questo è l'inizio della Teogonia di Esiodo. Bene, io la trasmissione per oggi l'avrei anche terminata, 049-700-700 e 049-700-838. Naturalmente, pronto? Ciao. Dunque, per primo fu Caos e poi Gaia dall'ampio petto sede sicura per sempre di tutti gli immortali che tengono la vetta nevosa e Tartaro nebbioso nei recessi della terra dalle ampie strade. Comunque è bella, eh? Cavolo. Poi Eros, più bello fra gli immortali, che rompe le membra e di tutti gli dei e di tutti gli uomini, doma nel petto il cuore e il saggio consiglio. Lascia spazio agli altri e... Ok, ciao, grazie, ciao. Già. Pronto? Sì, è Gian Paolo. Ciao Gian Paolo. Ciao Claudio, grazie intanto di essere là. E salutami tanto anche Francesco. Senz'altro. Dicevo, a me basterebbe che la mia mente imparasse qualcosa dal circostante, dalla natura e dal mio corpo. Proprio la mente mi sono accorto che se imparasse qualcosa il corpo andrebbe molto molto meglio. Perché il corpo, il linguaggio difficile da comprendere è il corpo. Una volta che uno comincia a comprendere il linguaggio del corpo, penso che vada avanti abbastanza. Ecco, io non ho altro da dire perché mi riferisco sempre al circostante per avere la soddisfazione di esistere. Ciao. Bene. E allora, anche per stasera intanto abbiamo finito la trasmissione. Quello che mi interessava far comprendere con tutte queste trasmissioni relative alle scoperte scientifiche era che la stregoneria non si è, cioè la stregoneria ha scoperto una serie di cose che appartengono all'uomo e le ha scoperte praticamente quando ha dovuto cominciare a organizzarsi. Cioè, quella che noi conosciamo oggi come stregoneria nasce praticamente nell'Ottocento. Nasce formata da, non si sa esattamente da chi,
comunque si presume dagli ultimi seguaci delle religioni misteriche antiche che fecero una serie di scoperte. Ebbene, l'Ottocento è l'anno, il periodo in cui Carlo Magno taglia la testa a 4.500 pagani sassoni che non vollero convertirsi. 4.500 pagani sassoni che erano povera gente, erano contadini, erano persone che vivevano la foresta, amavano la foresta e si rifiutarono di convertirsi al cristianesimo e San Carlo Magno tagliò loro la testa. Da allora nasce il processo della stregoneria, cioè la stregoneria come capacità di raggiungere la conoscenza e di sottrarsi alla sottomissione che veniva imposta dal cristianesimo rampante. Quello che vi ho letto in queste settimane non sono state altre che le scoperte che recentemente sono state messe a punto dalla scienza, dai laboratori scientifici, da quelle che sono le università, che hanno scoperto che effettivamente l'uomo si trasforma, ma non è che l'uomo si trasforma soltanto nei termini della divenire delle specie, come Darwin aveva già visto e come la scienza molecolare e la biologia aveva ormai provato ampiamente, ma l'uomo diviene nella sua vita fisica, cioè c'è una trasformazione dell'individuo proprio attraverso le scelte che fa nella vita quotidiana. C'è una trasformazione dell'individuo proprio nel far uscire dall'individuo stesso quelle che sono le sue potenzialità. Ed è questo che ha scoperto in realtà la stregoneria. Non ha scoperto la diversificazione delle specie, ha trovato nelle specie se stessa, ma non ha scoperto la teoria di Darwin. La stregoneria ha scoperto che l'uomo si trasforma giorno dopo giorno e ha messo a punto quelle strategie di trasformazione. Questo è il capolavoro della stregoneria. La stregoneria è l'arte della vita, è l'arte di affrontare la vita con passione, con determinazione, con volontà, con intensità. Si vive una sola volta e c'è solo questa possibilità, non ne abbiamo altre. Non veniamo rimandati a settembre, come non arriverà Baffone, così non arriverà neanche il pazzo sulle nuvole a destra di un cretino che ti fa risorgere. Cioè, non esistono queste cose, sono pure parti di fantasie vuote. Noi abbiamo questa possibilità e in questa possibilità siamo circondati dall'infinito, siamo circondati da un infinito numero di coscienze e di consapevolezze che costruiscono questa possibilità. Ed è per questo che queste coscienze e queste consapevolezze dicono ad Esiodo: o pastori, qui la campagna è casa, ma la genia solo ventre. Noi sappiamo dire molte menzogne simili al vero, ma sappiamo anche, quando vogliamo, il vero cantare. E col messaggio delle muse, io chiudo qui la trasmissione di magia, stregoneria e paganesimo. Ciao a tutti.